do il benvenuto al mio primo ospite con il quale parlo di un argomento molto interessante. Allora benvenuto a Luca Del Monte che è direttore delle relazioni esterne e, e ufficio stampa di Maserati. Ecco perché parlavo di orgoglio. Buongiorno, Grazie. benvenuto. Buongiorno. Orgoglio modenese, sì. orgoglio emiliano, insomma eh, i motori in questa terra parlano eh, del nos della nostra stessa identità, fanno parte del nostro DNA, insomma anche chi non è appassionato di automobili comunque conosce la presenza di realtà come quella di Maserati nel nostro territorio, insomma, e insomma esprime anche il proprio orgoglio per appartenere a questa terra che ha dato vita a tanti miti, a tanti sì. sogni, primo fra tutti appunto quello di Maserati, che nel 2014 eh, verrà celebrata eh, per i suoi primi 100 anni di vita e allora Maserati eh, un secolo di storia è il volume che accompagna questo eh, primo centenario, Ceternario. insomma. E, e lei assieme a molti altri autori eh, ha costruito ha realizzato quest'opera, un volume molto bello, molto importante eh, che parla appunto di questa storia nata 100 sì. anni fa. Corretto, sì, siamo come Maserati entrati nel centesimo anno di storia il primo di dicembre di quest'anno, il volume intende ripercorrere i cento anni della, della storia di questo, di questo marchio blasonato vanto dell'Italia ma soprattutto vanto dell'Emilia perché chiaramente è uno di quei marchi che, che, hanno, che hanno fatto sì che questa regione d'Italia diventasse poi la motor valley del, del motorismo internazionale. E, è una storia che nasce a Bologna, è una storia che continua ancora oggi chiaramente a Modena ed è una storia che, che è in un momento di, di, di assoluto lancio perché penso di, di non poter essere smentito se dico che la Maserati non, ha, non è mai stata in un periodo così positivo come quello attuale. Esatto, quindi parliamo di storia, in realtà è innegabile arrivare ai nostri giorni per capire che cosa di questa storia poi eh, rimanga e, e attraverso questa storia insomma come ci si può proiettare al futuro. Lei ha detto giustamente eh, Maserati è nata a Bologna, forse questo è un dettaglio che non tutti ricordano, eh, così come eh, la presenza e l'impronta data dai fratelli Maserati. Corretto, tra l'altro proprio ieri pomeriggio sono andato a visitare... Lo stabile al numero 1 di via De Peppoli in centro storico a Bologna dove i fratelli Maserati il primo di dicembre del 1914 aprirono il, il, il garage e oggi c'è ancora, è meraviglioso, eh, l'esterno con le due luci e l'interno sì. che di fatto è rimasto, è rimasto intatto, oggi chiaramente c'è un'altra un attività ma il garage è ancora lì. E sono stato proprio ieri pomeriggio. E tra l'altro l'origine bolognese rimane nel, nel marchio. Appunto. Esattamente, nel logo, il, sì. il, il tridente della, della statua del Nettuno a Bologna eh, che i fratelli Maserati vollero come, eh, come simbolo della loro attività proprio perché ricordasse anche la città d'origine. Tra l'altro i fratelli Maserati non sono di Bologna perché la famiglia è piacentina, quindi tutta tut una storia eh, regionale Nati a, Voghera, sì. nati a Voghera, perché il papà era macchinista per le ferrovie dello Stato e se l'ha trasferito a Voghera, eh, ma poi sono arrivati attraverso l'Isotta Fraschini a Bologna nel 13 e nel 14 hanno aperto il garage. E la prima automobile nel 26? La prima automobile nel 26 in un'altra zona di Bologna, che è la località Ponte Vecchio, eh, sulla via Emilia Levante, eh, dove dal 26 in poi hanno costruito vetture sportive, perché Fino a che i fratelli Maserati sono rimasti a Bologna hanno sempre costruito soltanto automobili sportive, soltanto con il trasferimento a Modena e la proprietà degli Orsi che dal 1947 in poi la Maserati inizia a costruire anche vetture stradali. Perché quell'origine così legata alla vettura sportiva? Insomma? Perché era nata è Così, sotto quegli imprinti? Beh, bisogna tornare indietro. Nel tempo chiaramente le vetture erano ancora una, una cosa di, di pochi, la, la, non dico la produzione di massa perché c'era soltanto negli Stati Uniti col modello T e la Ford all'epoca. Ma l'automobilismo chiaramente era una cosa ancora molto elitaria e soprattutto questi personaggi che iniziavano con le corse, penso a Vincenzo Lancia, tanto per non fare nomi, iniziavano tutti come piloti erano tutti divorati dalla, dalla passione per le corse, quindi nascevano come piloti, nascevano come preparatori e poi a un certo punto, presa coscienza dei propri mezzi, iniziavano a costruire automobili. Venti anni dopo però Enzo Ferrari fa la stessa cosa, inizia come pilota, o meglio inizia come pilota nel 19 in realtà, tra l'altro i, i fratelli Maserati e Enzo Ferrari corrono anche alcune gare l'uno contro l'altro. Scuderia Ferrari nel 1929, produzione vettura soltanto dal 1947 in poi. Quindi le storie sono abbastanza, abbastanza simili, ma tutti hanno come comune denominatore la passione per la velocità, per l'automobile. Eh sì, perché si costruivano automobili sportive in quegli anni, ma si costruiva anche il mito, il mito di una terra, appunto c'era Ferrari, c'erano Lamborghini, insomma quel era il contesto entro cui i Maserati... Eh, sì, Lamborghini arriva, arriva dopo, no, chiaramente, sì. però è l'operosità della gente di, que di questa terra, qualcuno dice anche un po' lo, lo spirito di ribellione vero forse fino a un certo punto, senz'altro l'operosità, l'industriosità della, della gente emiliana, ehm, Bologna, automobili ma anche motociclette. Sì. Ehm, Ferrari, Maserati, Stanguellini, è una cosa, dimentichiamo, non dimentichiamoci ad esempio che a fine anni 80, poi è stato un esperimento che purtroppo non è andato a buon fine, ma quando la, la Bugatti decise di ritornare non andò in Francia, venne a Campogalliano, chiaramente c'era un discorso di know-how, arrivo qua e ho persone dell'ambiente che posso certo. prendere senza dover trasferire a Bologna, eh, pardon, in Francia. Eh, però chiaramente la scelta non fu una scelta indicativa ed è una scelta che parla a favore di questa caratteristica di, di culla dell'automobilismo sportivo. Che poi ci viene riconosciuta da tutto il mondo. Da tutto il mondo ancora oggi, naturalmente. Quindi la, la materia prima che ha favorito così la nascita di, questa, di questo mito, di questa sì. economia anche, fa capo non tanto a una materia eh, in senso stretto, quanto alla fantasia, alla creatività, alla personalità di, di nomi e di persone che hanno fatto questo lavoro. Assolutamente, cose. perché poi è chiaro che soprattutto all'inizio. Eh, i fratelli, Maserati, I fratelli Maserati sono sette in tutto, sì. sono tre quelli che iniziano la storia, Alfieri, Ernesto e Ettore. Alfieri poi è la figura dominante. Eh, se non fosse morto nel 1932, quindi molto presto, probabilmente sarebbe diventato una sorta di, di Enzo Ferrari della Maserati, senza voler chiaramente fare nessun accostamento. Eh, però chiaramente questi ragazzi erano animati, così come Ferrari, dalla passione e da una certa dose di sana incoscienza nel senso che nel 1914 sta per scoppiare la guerra, quindi in realtà poi la storia inizia nel 19, eh, mettersi eh, armi e bagagli all'interno di un'avventura assolutamente dai contorni tutti da definire, come quella dell'automobile che all'epoca era veramente agli albori, ci voleva una buona dose di intraprendenza, coraggio è una bella fetta di incoscienza esatto, è anche una bella fetta di incoscienza lei ha citato l'incontro scontro tra Ferrari e Maserati anche, anche in pista, perché cosa si caratterizzava Maserati rispetto ad esempio a Ferrari? Beh, le due aziende sono sempre state molto diverse eh, per tutta una serie di motivi, innanzitutto Maserati è sempre stata anche la leadership all'insegno della collegialità cioè c'erano tre fratelli, successivamente quando poi passano, la, la Maserati passa a Modena, ci sono il padre e il figlio Orsi, ma una cosa che nessuno pensa mai per i primi dieci anni dopo il trasferimento a Modena di fatto c'è una, una leadership congiunta tra due gruppi ben distinti cioè i fratelli Maserati che sono per contratto ancora per dieci anni nell'azienda quindi dal 37 al 47 e Adolfo e Omar Orsi ed è stata una leadership che non ha mai dato adito a scontri e questa è una racconta secondo me molto lunga sulle personalità dei due gruppi Tant'è che quando nel 1947 scadono i dieci anni la clausola per la quale per contratto i fratelli Maserati dovevano rimanere a lavorare alla Maserati, i fratelli ne discutono, poi alla fine decidono di tornare a Bologna dove fonderanno l'Osca. Ma non è una decisione semplicissima perché erano tentati dal rimanere, dal rimanere non in casa propria e anche qua la dice molto lunga, secondo me, sullo spirito. Eh, chiaramente aziendale, ma non solo da un punto di vista lavorativo, ma anche da un punto di vista di atmosfera di lavoro, degli orsi perché eh non certo. ci sono stati sconti. Tant'è che gli ex proprietari quasi quasi rimangono. Esatto. Poi però hanno fatto una scelta diversa: hanno differente. fatto una scelta diversa anche perché lo, loro erano Emiliani, sì, ma molto bolognesi, per cui anche durante. Anche durante questi, questi dieci anni, ehm, otto dei quali peraltro vissuti a Modena, perché i primi due, l'azienda è degli orsi, ma è ancora a Bologna, c'è stata di mezzo alla guerra, ma loro andavano avanti e indietro da Bologna, cioè non dormivano, non hanno mai abitato a Modena. E quando poi ci fu il razionamento, razionamento della benzina, sì. se la facevano in bicicletta. Addirittura, in bicicletta? Sì, assolutamente sì, anche in bicicletta l'hanno fatta quando non era possibile. Per cui poi tornano a casa. Che cosa ha segnato questo passaggio dai fratelli Maserati agli orsi? Che cosa rappresenta nella storia del Trieste? Rappresenta diciamo, il passo successivo poiché gli orsi dopo la guerra iniziano la produzione di vetture stradali, quello che poi lo stesso Ferrari fa dal 1947 in poi, e con la A6500, disegnata da Pininfarina. Che è la capostipite di tutte le maserati stradali che ancora oggi facciamo. Noi la consideriamo anche la prima Gran Turismo, quindi una, una, una vettura che anticipa quelli che saranno i temi successivi della produzione Maserati e che sempre la distingueranno da quella Ferrari. Cioè, la Ferrari eh, ha sempre fatto diciamo, delle prestazioni eh, estreme o comunque assolute, un po' il proprio cavallo, un cavallino di battaglia. Eh, tant'è che per Enzo Ferrari la cosa importante era il motore, no? il motore era la parte più importante, tant'è che a un certo punto sposò da un punto di vista lavorativo Pininfarina, che Pininfarina si occupava dello stile, Ferrari faceva il motore. So, sto raccontando abbastanza, in maniera molto semplice, però voglio dire a grandi linee era così. I Maserati invece hanno sempre preferito eh, di più la, 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 la veste gran, di Gran Turismo, quindi non tanto le prestazioni ma più il lusso e il comfort, quindi anziché le prestazioni giocare sulla coppia del motore per avere sì. delle, una, una, una distribuzione della potenza più omogenea. E questo devo dire che ancora oggi è una delle distinzioni tra le due aziende. Tra le due aziende, quindi una vocazione originaria, insomma, proprio un tratto che caratterizza Maserati rispetto ad altri. Direi di sì, anche perché poi eh, la, la vera pietra miliare nella, nella costruzione di vetture Maserati arriva nel 63-50 anni fa quando viene varata la prima quattro porte. La quattro porte che all'epoca era la, la, la prima berlina sportiva di lusso, oggi sembra quasi un concetto normale, tant'è che c'è stato copiato, sì. è stato seguito da tanti altri degnissimi costruttori, ma all'epoca fu una cosa rivoluzionaria, perché quello che fecero gli orsi fu di prendere il motore di una vettura da corsa e metterlo sotto il cofano di una berlina. Fino ad allora non era mai stato fatto, o coupé o, o Spider o, o sì. Cabriolet. E quella fu una cosa rivoluzionaria perché a un certo punto potevi dare a coloro che desideravano prestazioni e, eh, diciamo, da, 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 da vettura sportiva anche su una vettura a quattro porte, a cinque posti, che poteva essere utilizzata tutti i giorni anziché durante il fine settimana. Un'intuizione decisamente fortunata, insomma. Un'intuizione decisamente, direi, geniale, senza sì. voler attribuire doti... Eh, perché all'epoca ha anticipato assolutamente, oggi tutte, le, tutte le, le marche alto di gamma hanno una vettura che ricalca l'idea originaria della, della Quattro Porte e noi, a, a gennaio di quest'anno, abbiamo presentato quella che è la sesta famiglia di Quattro Porte. Però c'è anche il dato sportivo, ci sono vittorie importanti che insomma raccontano questa storia a Maserati anche in pista. Insomma. Assolutamente sì. Per un, perché poi non potrebbe essere altrimenti per un'azienda che è nata con le, con le corse. Tra l'altro la Tipo 26 debutta nella Targa Florio del 1926 con una vittoria di classe guidata dallo stesso Alfieri Maserati. Direi che le, le vittorie che, che, che si ricordano sempre con più piacere sono la vittoria del mondiale di Formula 1 del 1957 con Fangio e poi le due vittorie a Indianapolis, nella 500 miglia di Indianapolis del 1939 e del 1940 che fanno della Maserati l'unica casa italiana ad aver mai vinto la 500 miglia di Indianapolis. Una storia lunga, una storia intensa, fatta davvero di tanti momenti, di tanti colori, insomma di tante emozioni che viene raccontata in questo bellissimo volume e anche attraverso un supporto fotografico molto interessante, molto corposo. Sì, abbiamo fatto delle ricerche durate beh, più di un anno, il libro l'abbiamo presentato il primo di dicembre perché volevamo che, fosse, che ci accompagnasse durante tutto l'anno del centenario. Esatto. La sarà ricerca, il prossimo, Che ovviamente. sarà il prossimo, chiaramente il 14, però abbiamo inteso celebrare l'inizio del centesimo anno, no? Perché poi quando arriva il 14 dicembre del 14, esatto. è compiuto 100 anni e dal giorno dopo. 101. È già passato, esatto. Dopo ci soffermiamo anche sulle iniziative legate al centenario Correto. vero e proprio. E il testo l'abbiamo diviso in tre sezioni, sì. eh, dove la sezione più corposa è quella fatta, scritta da Lorenzo Ramacciotti che è un Modenese. Ha lavorato tantissimi anni in Pininfarina e oggi è responsabile del centro stile Maserati, Fiat, Chrysler a Torino e ha fatto una parte, ha ripercorso tutta la storia della nostra produzione da un punto di vista stilistico e non solo. La parte sportiva è stata fatta da, scritta da Gianni Cancellieri e Cesare De Agostini che sono probabilmente oggi i due massimi esponenti del, del, del giornalismo sportivo d'epoca eh, io ho fatto invece la parte della storia aziendale anche perché sono 12 anni che sono in azienda quindi l'ultima parte l'ho anche vissuta eh, certo. e il resto abbiamo fatto tante ricerche abbiamo un archivio fotografico sì ma non solo abbiamo un archivio anche a livello di documentazione di disegni che, che è meraviglioso in Maserati Qual è il bello di raccontare un mito, di farlo comprendere a chi non l'ha vissuto certamente dalle origini e, e dall'interno soprattutto. Che Ma cosa que significa? Quello che abbiamo cercato di fare è di raccontare la storia mano a mano che si sviluppava, perché quello che si tende sempre a fare normalmente è un errore, è andare a giudicare oggi quello che è successo nel 25 con gli occhi dell'azienda che è diventata. E secondo me questo è un errore perché ti porta a non capire in realtà la crescita in questo caso dei fratelli Maserati, degli orsi dopo, quindi secondo me va, va, lo sforzo va fatto nel cercare di raccontarla come se stesse accadendo adesso, non riguardandola cento anni dopo. Ehm, e, ma la cosa secondo me molto interessante della storia della Maserati è che facendo un parallelo con la storia della Ferrari, quindi un'azienda alla quale comunque Maserati è sempre stata molto legata anche quando poi c'era antagonismo sulle piste. Mentre la storia della, della Ferrari è una storia in continuità, perché dal, 29, dal 1929 quando viene fondata la scuderia Ferrari ad oggi sono 84 anni e ci sono solo due persone, Enzo Ferrari dal 29 all'88 e l'avvocato Montezemolo dal 91 ad oggi. Eh, la storia della Maserati viceversa è una storia in discontinuità che chiaramente vivendola è molto peggio, nel certo. senso che immagino uno che è andato in, in, in Ferrari ha sempre avuto una certa continuità di, 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 di leadership sopra di lui, mentre la Maserati ha avuto sette vite, come i gatti, mm. nel senso che i fratelli, gli orsi, la Citroën, De Tomaso, Fiat, Ferrari. Quindi se anche le vicissitudini vivendole chiaramente sono state più da batticuore, raccontandole da ancora più... Da ancora più vigore alla storia perché okay. chiaramente ci sono molti più. Eh, insomma, bisogna prendere un po' le distanze per vedere da lontano una storia e forse anche comprenderla eh, appieno. Eh, dicevamo prima che ovviamente ci si sta preparando ad un anno importante, il prossimo, quello del centenario vero e proprio, ci sono iniziative che soprattutto nella settimana sì. di settembre 2014 si eh, concentreranno proprio per eh, restituire alla città e a tutti, ma non solo, insomma, a livello mondiale naturalmente questo mito, questa, questa storia. Che cosa accadrà? Allora, ci saranno tutta una serie di manifestazioni, giustamente durante tutto sì. l'arco dell'anno e in tutto il mondo. Noi siamo presenti in una settantina di mercati, stiamo organizzando con le nostre filiali, con i nostri importatori, eventi particolari in ciascuno di essi. Però l'epicentro l'abbiamo fortemente voluto a Modena. Sì. Per cui ci saranno, diciamo, ad oggi due eventi importanti, sono quello che ha accennato lei. A settembre, dal 19 al 21 di settembre, ci sarà questa riunione di, di, di vetture Maserati, al momento pensiamo di poterne avere almeno 250 storiche eh, che, saranno, che converranno su Modena e poi, adesso stiamo lavorando un po' su, su quello che sarà il percorso, ma Modena sarà l'epicentro. Di, questa, di, questi, di questi tre giorni e poi al MEF, Museo Casenzo Ferrari, eh, organizzeremo da giugno a dicembre una mostra, una parte diciamo, del, della, della rassegna del museo eh, sarà dedicata, avrà un focus sulla storia della Maserati. Ma questa è un'organizzazione, un centenario eh, che voi eh, curate in tutta, in ogni in sua parte. Che cosa la gente che eh, ama eh, questo marchio, che eh, ama sognare questo sogno chiede ad un'occasione come questa, ancora oggi alla Maserati, di essere forse condiviso, di essere divulgato? Che cosa chiediamo? Assolutamente sì, perché ehm, noi abbiamo deciso, come dicevo prima, di festeggiare durante tutto l'anno, sì. ma nonostante diciamo, siamo partiti così presto, quindi iniziando il primo di dicembre di quest'anno, erano mesi che mentre noi stavamo preparando e stavamo guardando questa data del primo di dicembre, avevamo richieste, telefonati, mail, incontri, lettere di persone che che scrivevano per dire, ma la Maserati fa 100 anni, dovete fare qualche cosa. Poi noi chiaramente la stavamo organizzando, che non volevamo dirlo. Ma è stato bellissimo vedere questa sorta di, 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 di appello da parte di, 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 di collezionisti clienti, ma anche appassionati, anche gente che, 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 che semplicemente ama la Maserati come ama altre, altre case per quello che rappresenta. E c'è stata veramente una partecipazione bellissima di persone che, che voleva che noi non ci dimenticassimo e lì non c'era assolutamente pericolo del centenario, una cosa spontanea. È eh certo. Oggi Maserati lotta anche con, con il proprio tempo, con i problemi del proprio tempo, però ha all'attivo oltre 23.000 ordini, è uno dei marchi più in rapida crescita negli Stati Uniti. Insomma, è una storia questa che è iniziata cento anni fa e che promette di continuare. Insomma. Assolutamente, sì, lo, lo accennavo all'inizio, cioè, eh, senza voler togliere nulla a questi. 100 meravigliosi anni, eh, penso che la Maserati non abbia mai attraversato una fase come quella attuale. Sì. Abbiamo più di 23.000 ordini in tutto il mondo eh, a fronte di 6.300 vendite l'anno scorso, che per noi è stato un anno record chiaramente. Um, giustamente siamo uno dei, dei brand più in, in maggiore crescita negli Stati Uniti. A ottobre negli Stati Uniti abbiamo, abbiamo triplicato, ottobre su ottobre 2013-2012 abbiamo triplicato le vendite dell'anno scorso. A novembre le abbiamo quadruplicate mese su mese, ripeto, rispetto a un anno che per noi è stato record. In Cina a novembre abbiamo consegnato tante macchine quante ne abbiamo consegnate in tutto l'anno scorso, che per noi è stato un anno record in Cina. Quindi devo dire che, che il futuro è assolutamente promettente. Insomma, un futuro che speriamo ancora a lungo segnato dal, dal tridente, dalla sua storia e dal suo mito. Grazie, grazie allora Luca Del Monte per avercela raccontata. Seguiremo eh, il, il centenario attraverso tutti i suoi eventi. Insomma, avremo modo, come dicevo prima, eh, di seguire ancora questa storia e di sentirci noi stessi parte di essa eh, con orgoglio. Insomma, Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie. Una brevissima pausa, poi torniamo qui.